Il più famoso di tutti, il più ricordato da tutti, aveva una tale personalità da attirare su di sé l'attenzione in campo, quasi più dei giocatori. Siciliano, alto, fisico atletico, possente, il naso importante, i capelli ondulati, scuri all'indietro, il baffo sottilissimo, come un tratto di penna appena sopra le labbra. E tra le labbra un fischietto che trapanava i timpani, perché lui non lo usava il fischietto, lo brandiva come un'arma per far rispettare la sua legge. Concetto Lobello, l'arbitro italiano dei nostri ricordi, un po' Dionisio, tiranno di Siracusa, un po' Abdelkarim, pirata saraceno, lo descriveva la penna magica di Gianni Brera. E Indro Montanelli aggiungeva: quando Lobello entra in campo, lo fa col passo del proprietario che perlustra il proprio podere. In quei tempi, di un calcio in bianco e nero, Lobello fu un arbitro temuto, discusso, criticato, senza dubbio autoritario, ma nessuno mise mai in dubbio la sua autorevolezza, perché tecnicamente era un asso di arbitro e anche le reazioni più scomposte si piegavano alla fine al rispetto del suo giudizio. Ebbe scontri titanici con Rivera, che dopo un gol decisivo annullato ingiustamente al suo Milan disse come massimo insulto: la palla è rotonda ma rotola sempre dalla stessa parte. E con Reo Rocco, che espulso si inchinò togliendosi il cappello e se ne andò senza fiatare negli spogliatoi. Con Gigi Riva, a cui dopo un gol annullato e una sua furente reazione sibilò: corri ragazzo, corri, ma poco dopo gli assegnò un rigore a favore. Ma Concetto Lobello aveva anche la freddezza di arbitrare un Napoli-Juventus con 5.000 tifosi ai bordi del campo, o di ammettere in diretta davanti a una delle prime moviole della Domenica Sportiva di Sassi e Vitaletti di aver sbagliato a non fischiare un rigore in un Milan-Juve che costò ai rossoneri uno scudetto. Erano altri tempi, era un altro calcio. Oggi c'è un professionismo arbitrale elevatissimo, la tecnologia del VAR in Serie A, e un fischietto così imperioso forse non sarebbe accettabile. Però la cosa più inaccettabile del calcio di oggi è vedere la figura dell'arbitro, persino e soprattutto nei campi delle serie inferiori, essere scambiata con quella dell'avversario, fino a renderlo bersaglio di una violenza frustrata e incivile. È capitato a un giovane arbitro di Ciampino, Riccardo Bernardini, la scorsa settimana, che ha portato lui all'ospedale e l'Associazione Italiana dei Direttori di Gara a sospendere per questo weekend tutte le partite dilettanti e giovanili del Lazio. Chi ama il calcio e attende domani il ritorno in campo della Nazionale Azzurra, che contro il Portogallo insegue una sua piccola rivincita, deve molto agli arbitri, perché senza di loro e senza il coraggio di un giudizio non si gioca a pallone, neanche nel più piccolo dei più piccoli campi amatoriali.